Il meglio degli eventi sportivi. L'USAC Basket Rivarolo riparte con una nuova stagione per quanto riguarda la prima squadra in Serie C Gold. Con Alessandro Castagna analizziamo questo inizio, un altro inizio importante, soprattutto visto quelli che sono stati gli ultimi anni in cui Rivarolo ha avuto una grande evoluzione. Sì, da domani finalmente cominciamo con i campionati giovanili, da metà mese, da metà ottobre incominceremo anche con i campionati di basket e poi da fine ottobre quelli del fine ottobre novembre quelli del mini. E la prima stagione dopo il Covid, cioè che ci auguriamo completamente senza i problemi, i limiti che ci aveva dato il Covid, l'abbiamo incominciata bene perché abbiamo un sacco di iscritti che danno continuità a quello che è capitato nelle ultime stagioni, quindi abbiamo avuto boom di bimbi del mini basket. Continuano ad aumentare anche le bimbe, infatti parteciperemo dopo anni per la prima volta di nuovo dei campionati femminili, addirittura è la prima volta che abbiamo dei gruppi del mini basket femminile, di solito qualche anno fa abbiamo avuto squadre delle giovanili, col mini basket non ce l'avevamo mai fatta, invece raccogliamo quello fatto appunto nelle ultime due o tre annate e abbiamo circa 30 bimbe con cui faremo due campionati. Le giovanili sono anche partite bene, abbiamo avuto anche molti iscritti 2008-2009, a 13-14 anni quasi non si incominciava più a fare attività, invece non ho idea se è un po' un lascito del Covid, la gente ha voglia di uscire, di fare cose, abbiamo anche aumentato di molto e non ce l'aspettavamo i tesserati del basket. Quindi ci sono le premesse per fare le cose belle, fare attività, partecipare a tornei, seguire la C-Gold che di nuovo giocherà lì non avendo il campo a Rivarolo con le caratteristiche adeguate alla Gold. Quindi siamo molto contenti di come abbiamo incominciato, c'è un sacco di entusiasmo. Il punto di domanda che abbiamo è se le cose continuano a andare così bene tra due anni, dove ci alleniamo, dove metteremo i bimbi, perché siamo veramente abbiamo saturato gli spazi che abbiamo, oltretutto collaboriamo con Golden River di San Giorgio, usiamo la palestra di San Giorgio grazie appunto all'aiuto che ci dà Golden River, ma anche lì siamo pieni, quindi uno degli obiettivi dell'anno, uno degli obiettivi fuori dal campo di gioco è anche interpellare le amministrazioni dei paesi vicini, capire chi, come, dove può aiutarci. Per quanto riguarda appunto questa crescita esponenziale che ha avuto sia a livello di squadra che di società, significa che in questi anni USAC Basket ha lavorato bene e sta lavorando bene, perché avete anche, come dicevi, degli obiettivi che sono al di fuori di quello che è la semplice, tra virgolette, prima squadra. Punteremo di più anche sui social, che abbiamo comunque sempre usato, ma abbiamo deciso anche di investire una piccola cifra per incaricare una persona perché segua in maniera professionale i social, Instagram e Facebook. Continueremo a dare le gare in diretta appunto giocando a Lini, faremo delle iniziative che invitino i giocatori delle giovanili a venire a fare il tifo anche lontano da Rivarolo, ma per chi non ha tempo, voglia, non può, avremo le dirette sul canale YouTube, abbiamo il merchandising nuovo in collaborazione con BS, sicuramente lì è molto importante sempre continuare a dare un'identità alla società, ai nostri tesserati, avere un abbigliamento di qualità
con il nostro logo, con i nostri disegni, pensiamo sia una parte fondamentale, quindi social e abbigliamento sono mai una, sono sicuramente un aspetto da, da curare, almeno quanto uno cura di avere allenatore in gamba, magliette per tutti, palloni belli, insomma, quindi nel 2022 sono punti che uno non può delegare in secondo piano, perché appunto sicuramente sono è una parte che della società che è importante, uno si riconosce. Puoi andare a vedere le tue foto, vedi in giro per Rivarolo i coetanei con la tua felpa, quindi pensiamo che sia una parte appunto da non dimenticare. Infatti oggi Giacomo, il ragazzo che seguirà i social, abbiamo pensato di lasciarlo parlare, appunto perché non è soltanto abbiamo il profilo Instagram, il profilo Facebook, ma abbiamo uno che lo fa quasi di lavoro, insomma, cioè non segue solo noi, ovviamente segue più in realtà anche la Rivarolese Calcio, e ci piace farlo vedere, ci piace dare l'importanza. Con Tito Porcelli, allenatore della prima squadra dell'USAC Basket, di nuovo al via della Serie C Gold a livello regionale, quali sono le aspettative per questa stagione? Allora, noi l'anno scorso abbiamo pagato lo scotto perché ci siamo trovati in una serie dove le squadre erano molto attrezzate, cioè è una serie comunque nazionale dove girano tanti soldi, soprattutto società molto organizzate, molto capaci anche di avere dei settori giovanili molto forti, e ci siamo trovati, abbiamo pagato lo scotto soprattutto all'inizio, dove questa organizzazione ci ha aiutato, nel senso che abbiamo imparato tanto, abbiamo imparato sia noi dello staff tecnico, sia la società, sia i giocatori, siamo cresciuti tanto, prendendo anche botte, nel senso che abbiamo perso delle partite, cercando di capire i nostri limiti, che poi alla fine è quello che dico sempre ai nostri giocatori: nel momento in cui capisci i tuoi limiti inizi a crescere, e noi li abbiamo capiti, e quest'anno devo dire la verità c'è una consapevolezza diversa. L'anno scorso abbiamo fatto i play-out, quest'anno non ci saranno i play-out perché non sono previsti, però l'obiettivo è fare ovviamente meglio della l'anno scorso, ma senza tralasciare il primo obiettivo dell'USAC, che è quello di far crescere i giocatori nostri, crescere tecnicamente in modo che possano diventare sempre più preparati e più pronti. Infatti una delle caratteristiche storiche dell'USAC Basket è quello di attingere al proprio settore giovanile e far crescere i ragazzi che oggi sono alla ribalta di questa importante Serie C Gold. Assolutamente, perché credo siamo forse l'unica squadra in tutta la C-Gold che ha un solo giocatore proveniente da fuori, mentre tutte le altre, Borgosese per esempio che giochiamo domani, ne ha tanti parametri, tanti giocatori che vengono da altri posti, la stessa Cirie che è vicino a noi, che ha un settore giovanile molto ampio, però ha tanti giocatori esterni che prende a parametro, che per far giocare in C-Gold. Noi la scommessa è proprio quella, cercare di farcela con le nostre forze, con i nostri giocatori, abbiamo un ottimo settore giovanile, lavoriamo bene con i ragazzi, la società è molto organizzata, e poi partiamo dal presupposto che qualunque società parte bene se ha dei buoni dirigenti. Io lo dico da sempre, avendo girato un po' di società, ho allenato anche in Serie A Ivrea, a Biella, cioè dai dirigenti parte tutto, se loro sono delle persone con una visione, con qualcosa di programmato, si arriva da qualche parte, altrimenti no. Poi quest'anno avrò anche l'aiuto di due nuovi allenatori, nuovi tra virgolette, nel senso che uno è Mattia, che l'anno scorso era un ex giocatore dell'USA, allenatore pure dell'USA, che è stato 5 anni alla Lettera 22, ha fatto esperienza in C-Silver come allenatore, e l'altro è un altro allenatore che ha vinto uno scudetto con le squadre giovanili, un allenatore delle giovanili che è Roberto, per cui sarò ben aiutato quest'anno, sono molto contento. Degli eventi sportivi.